La malattia Covid-19 che è causata dal nuovo coronavirus chiamato SARS-CoV-2 perché ha in comune col virus della SARS di una passata epidemia più del quasi 90% dell'acido nucleico e dell'RNA. I sintomi della malattia Covid-19 sono sintomi ovviamente prevalentemente respiratori. Sono assimilabili in gran parte alla comune influenza stagionale causata da mixoviridi e da mixovirus. Questo tipo di patologia presenta sintomi che sono inizialmente lievi e quindi dopo un periodo di incubazione che in genere, dopo i numerosi casi che ci hanno fornito come esperienza purtroppo i cinesi, è codificato ormai dall'OMS in 2-, cioè oscilla tra 2 e 12 giorni. L'OMS ha reputato maggiormente di aumentare ancora di 2 giorni per essere più in garanzia, perché dietro alla incubazione, che è il tempo che intercorre tra ingresso del microrganismo, del virus, attraverso l'apparato respiratorio e l'insorgenza del primo quadro clinico, dei primi sintomi e segni, è importante perché ci consente anche di capire qual è la finestra entro cui dobbiamo aspettarci in pratica l'insorgenza dei casi. E quindi, siccome lo strumento di elezione nella prevenzione è l'isolamento, quindi la restrizione, questa cosa è importante. I sintomi quindi sono o lievi, e quindi dal comune raffreddore, che è tipico dei coronavirus. Tenete conto che i virus del raffreddore sono dovuti a circa 100 tipi di, oltre 100 tipi diversi, sono circa 130 tipi diversi di virus, in cui prevalgono i rinovirus, ma ci sono anche alcuni tipi di coronavirus, normalmente. Quindi quando noi abbiamo un raffreddore, qualche volta non lo sappiamo, ma è dovuto al coronavirus. Questi coronavirus in pratica determinano un quadro, abbiamo detto, lieve, cioè sintomi quindi raffreddore comune, quindi una rinite. Poi abbiamo un'angina, un mal di gola, e poi successivamente c'è il virus che può colonizzare l'apparato respiratorio, non soltanto superiore, quindi fino alla trachea. Ma successivamente nel quadro clinico può insorgere un aggravamento, non in tutti i casi, una minima parte dei casi, attorno al 10-15%, in cui la patologia può arrivare a determinare un quadro clinico, quindi segni e sintomi di una polmonite virale. E si può arrivare anche in casi più gravi all'insufficienza respiratoria, e quindi ecco il discorso della ventilazione assistita, quindi della rianimazione, che spesso capita a questi pazienti in grave scelti, e raramente ovviamente invece all'esito, cioè alla morte della persona. Quindi il quadro clinico è lieve all'inizio, può chiudersi e quindi una guarigione spontanea con il sistema immunitario che neutralizza il virus. E questo vale per la stragrande maggioranza dei casi, l'80% delle infezioni. Invece in 10-15% abbiamo un aggravamento, si può arrivare in un 5% dei casi a un ulteriore aggravamento con problemi respiratori gravi, evidentemente, insufficienza renale ed altro, che può comportare anche il rischio dell'esito, ma è veramente minoritario, insomma. Questo è un po' il quadro.